Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con un video informativo sul prezzo di FIFA 17 per Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 e PC, o meglio un tutorial su come risparmiare sull'acquisto di FIFA 17 versione standard per tutte le diverse console. Sostanzialmente ho diversi metodi che mi permettono di risparmiare sul prezzo pieno di FIFA 17, che sarebbe praticamente sui 70 euro per acquistarlo circa a 20 euro in meno, o addirittura a 10 euro se sostanzialmente fate delle pratiche particolari. Partiamo subito con questo video. Infatti FIFA 17 per qualsiasi console uscirà il 29 settembre, è possibile effettuare il pre-order che vi darà diverse bonus eccetera. Comunque partiamo subito con i metodi per acquistarli a meno di 70 euro. Primo metodo che vi fa risparmiare sui 20-10 euro è sicuramente il metodo di ordinare, o meglio preordinare, FIFA 17 versione standard, che avete anche qualche bonus per quanto riguarda crediti draft, magliette speciali eccetera, e di preordinarlo da Amazon. Sostanzialmente avete uno sconto di 20 euro se avete Prime, mentre se lo ordinate normalmente sostanzialmente vi tolgono praticamente sui 10-20 euro quando poi il gioco esce. Io ve lo dico perché l'ho fatto l'anno scorso con FIFA 16 e quindi ho risparmiato davvero molto. Altro metodo che questa volta vi farà risparmiare ancora di più è, diciamo, il metodo dei giochi usati, ossia vi rivolgete a una grande catena di videogiochi, portate due videogiochi usati e in cambio vi danno FIFA 17 a 9,90 euro o 10 euro, come volete metterla. Quindi è un ottimo modo, secondo me, se avete dei giochi che non utilizzate più e volete acquistare FIFA 17, portate dietro questi due giochi usati e vi danno FIFA 17 versione standard a 10 euro, che tutto sommato mi sembra un prezzo davvero molto buono se volete proprio risparmiare e non spendere i 70 euro canonici. Io ragazzi probabilmente utilizzerò uno di questi due metodi per ottenere FIFA 17 al lancio. Se avete qualche metodo migliore di questo, naturalmente suggeritemelo qui sotto nei commenti. Spero che questo mio video, come al solito, vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda scrivetemela qui sotto nei commenti. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.